Allora, benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ben ritrovati. E ringrazio anche per essere qui Claudio e Sandro. Con Sandro ci siamo già visti sullo schermo poco tempo fa, però ci siamo ripromessi con entrambi di vederci fisicamente prossimamente, qui a Trento. Io e Fede abbiamo scritto giù due cose su questo primo incontro di questa rassegna che comincia oggi. In tre appuntamenti che abbiamo chiamato Su e Zu. Ve la leggo. Sono tempi incerti quelli che viviamo, Su e Zu, così si intitola il festival in tre puntate che oggi iniziamo. Ogni giovedì un concerto, trasmesso online alle 18, e a seguire la presentazione di un libro, sempre sfortunatamente a distanza, in formato virtuale. Su e Zu. In dialetto trentino potrebbe essere il modo di raccontare il salire e lo scendere di una montagna o anche cose peggiori. E noi lo avevamo pensato come modo diverso di portare musica e libri di nuovo in città, tra i balconi in alto e le piazze in basso. Su e Zo è lo stato d'animo altalenante che dobbiamo tenere a bada, curandone picchi e cadute. Lo facciamo in compagnia perché le relazioni, seppur parziali e imperfette, ci permettono di fare i conti con la complessità che ci circonda e confermano che siamo comunque e sempre parte di una comunità. La comunità degli organizzatori, in questo caso, che sono la Chicchera, un'associazione di Trento, e ringrazio per l'aiuto, la programmazione Emanuele, Andrea, Silvia e Viviana, e Impact Hub, che è il co-working di Trento con la cara Dalia. Per questo primo incontro la musica l'ha messa Gianluca Taraborelli, cioè Johnny Mox, H. Johnny Mox. Grazie a lui per l'impegno e per la disponibilità. Le parole invece le portano Sandro Frizziero e Claudio Lagomarsini. I loro due libri, entrambi editi da Fazzi, di comunità si occupano e soprattutto lì dove le ombre si ammassano e gli spigoli si fanno più dolorosi. La loro voglia di raccontare anche ciò che non è edificante, ciò che disturba, ciò che spaventa, li rende autori molto affini alla nostra idea di letteratura. Quindi lascio la parola a Sandro e Claudio e li ringrazio ancora per essere qui, anche se lontani, vicini. Grazie a te, ciao. Grazie. Sono molto contento di essere qui, purtroppo in questa modalità, e tra l'altro c'è un precedente perché io e Sandro abbiamo già dialogato a distanza e non ci siamo mai incontrati. Quindi scrivevo che siamo ormai una coppia rodata, Frizziero e Lagomarsini sono i nuovi FL come Fruttero e Lucentini, speriamo di essere all'altezza anche. Per faccende letterarie non è facile, però come coppia dell'online, del lockdown, siamo ormai rodati. Ora speriamo di non farne un secondo. Quindi, ciao Sandro, come va? Ciao Claudio, noi in effetti abbiamo già avuto il piacere di scambiarci qualche impressione anche sui nostri due libri. E io ringrazio Elisa e Federico per aver organizzato questo momento e anche insomma gli altri organizzatori del festival. Penso che anche a Claudio sarebbe piaciuto venire a trovarvi a Trento e a me sicuramente sì, anche perché ci sono già stato, anche ho visto la vostra libreria che è molto bella e dunque non vedevo l'ora di venire e purtroppo le cose sono andate diversamente e fatto sta che io e Claudio ormai con l'online ce la caviamo benissimo perché entrambi abbiamo a che fare con l'online anche per questioni lavorative, quindi ormai ci troviamo a nostro agio. Anzi, probabilmente ci troveremo un po' più in difficoltà con le persone in carne e ossa tra poco, se va avanti così. Comunque, io sdrammatizzo. No, io, come dire, vorrei iniziare magari questa chiacchierata partendo da quello che ha detto Elisa prima, che ci ha fatto un complimento, Claudio, ha detto che i nostri due libri sono affini ad un'idea di letteratura che insomma lei e Federico hanno. E io rilancio, raddoppiandoti il complimento, Claudio, dicendo che il tuo libro, che è questo, che poi è lo stesso che è alle spalle, ce l'abbiamo, è affine anche alla mia idea di letteratura. Cioè, una cosa che
Subito apprezzato del libro di Claudio, mi rivolgo anche a chi ci sta ascoltando, è che non è un libro dei soliti, non è un libro scontato, non è uno di quei tanti romanzi che si incontrano in libreria. E, a partire dal contesto che racconta, che è sostanzialmente un contesto, un microcosmo, due case piccoline, un territorio proprio quasi asfittico, per arrivare poi ai personaggi. Non c'è, come dire, un tono edificante, qualcosa che rassicura il lettore, che deve per forza piacergli, in senso appunto letterale. E io questa cosa qui l'ho trovata subito affine all'idea che ho dello scrivere, cioè quello di mettere un po' di a disagio, ecco, chi legge, ma soprattutto a disagio mettere sotto la lente di ingrandimento il nostro tempo, la nostra vita. Tra l'altro, e dopo lascio magari completare a Claudio, questo libro qua affronta una questione di una banalità sconcertante, e liti tra vicini di casa, ok? Oltre che tante altre cose, io sto anche un po' semplificando, però, e io dico, non c'è nulla di più interessante della banalità, no? Etimologicamente, banale è quello che riguarda tutti, è quello che ci parla a tutti, e io penso che questo libro in qualche modo illumini anche un po' il presente che stiamo vivendo, perché Claudio racconta di famiglie costrette a essere vicine prima del lockdown, prima di febbraio, no? Quindi chissà come, cosa sarebbe successo, già succedono cose terribili in questo libro, chissà cosa sarebbe successo se questi personaggi fossero stati costretti, diciamo così, da una serrata generale dovuta a una pandemia, per esempio, no? Ecco, quindi tutto questo per dirvi che il libro di Claudio mette un po' in dubbio alcuni modi con cui leggiamo la realtà, come ci confrontiamo con la realtà, come vediamo i rapporti con le persone. Ecco, e quindi da questo punto di vista io lo sento vicino, ecco, perché non mi ha consolato il tuo libro, anzi, non so se condividi la mia analisi un po' così. No, invece è un'analisi molto stimolante che condivido appieno. Io devo dire che quando ho letto il tuo libro, che non mostro fisicamente perché l'ho letto in ebook, ma ce lo fa vedere Elisa, grazie, sommersione. Grazie. Quando l'ho letto ho trovato moltissime affinità e ho provato esattamente a specchio le stesse cose che tu dicevi poco fa, cioè un senso di disagio e allo stesso tempo di antipatia e di pietà per i personaggi. Elisa diceva che entrambi i nostri libri parlano di comunità in modo non convenzionale. Allora, al centro di sommersione c'è una piccola comunità, che è una comunità isolana, e su questa isola c'è un'ulteriore isola che è il pescatore, questo personaggio che sta al centro del tuo romanzo, è un ottantenne, molto sgradevole, una persona spiacevolissima, al quale personaggio tu, o anzi il narratore, dà del tu. Cioè non è un romanzo in terza persona né in prima, ma tu gli dai del tu, che è una forma amichevole, ma una forma che mette anche una certa distanza. Subito questa cosa mi ha colpito, insieme al tratteggio di questo personaggio, lo ripeto, così sgradevole, che assomiglia per coincidenza a un personaggio che sta anche nel mio romanzo. Io gli do un soprannome che è il Tordo. Sono due anziani fascistoidi, che hanno un concetto del femminile raccapricciante. Il tuo pescatore ha questa, è un vedovo oltretutto, e c'è una scena in cui descrivi come trattava la moglie prendendola a calci sul culone o qualcosa, usa il tuo narratore questo termine, quindi politicamente scorretto, più di così non si potrebbe. Ha un rapporto difficilissimo con sua figlia. Quindi sono delle comunità, le nostre, disfunzionali, nelle mie due o tre case e nell'isola del tuo pescatore.
Un'altra cosa che mi ha colpito molto di sommersione, oltre a questa prospettiva che stiamo cercando di sviluppare entrambi, cioè non convenzionale, non buonista, è l'uso che tu fai della lingua, perché è una lingua preziosissima, una lingua classica, infarcita però anche di termini tecnici relativi alla pesca, per esempio. E poi, come dire, hai uno stile e una voce molto particolari che mi hanno subito colpito. Io provo a rilanciare facendoti una domanda. Avevamo già parlato di quali erano i modelli che stanno dietro a questo uso del tu, no? Perché che è un modo di raccontare strano, cioè in genere si racconta in prima persona o in terza, più raramente il noi. Tu usi questa forma, me ne avevi già parlato. Io però voglio farti un'altra domanda. Chi è la persona che dice io? Perché al centro ci sta questo pescatore che tu descrivi con tutte queste caratteristiche che dicevo, ma la persona che dice io a volte sembra disprezzare questo tu, a volte lo guarda invece con pietà, che è un po' lo stesso sguardo che uso io sui miei personaggi, ma la persona che dice io, in che misura è Sandro, in che misura è qualcun altro? No, grazie perché anche questo stimolo è interessante. Tra l'altro, mi hai anticipato su una cosa che volevo chiederti proprio sul tordo, perché insomma, come noi ci rapportiamo anche a questi personaggi che evidentemente sono l'altro da noi, è comunque un elemento secondo me, interessante per andare a sviscerare un po' anche le motivazioni che ci hanno portato a pensarli. Io ti posso dire che il narratore in realtà è nascosto, si nasconde, no? Ed è mutevole, può essere appunto in alcuni momenti la coscienza del protagonista, in altri un testimone, un suo amico, un testimone dei suoi malefatti, un amico di bar, un collega di pesca, in altre sembra quasi il lettore, no? Il lettore che prende. Per così dire, si mette la veste del giudice e non vede l'ora di inchiodare questo uomo alle sue responsabilità. E dunque, in questo senso, il lettore, perché no, potrebbe rappresentare anche l'animo buonista e perbenista così, l'abito perbenista che molti amano indossare, fermo restando che almeno il mio personaggio protagonista fa delle cose che sono esecrabili in maniera assoluta, cioè non è solo questione di politicamente corretto, si va anche appunto nel criminale vero e proprio. E alcuni, guarda Claudio, mi hanno scritto, beh, ma il narratore sicuramente è il mare, dico, vabbè, alcuni hanno detto l'isola e quello che mi ha colpito di più, una mail che mi è arrivata, ho detto, beh, ma insomma, io ho capito che a parlare è Dio, quindi io avrei niente po' di meno che, come dire, dato voce a Dio. No, quindi il narratore sfugge e scappa da questa identificazione abbastanza difficile, però una cosa ci tengo a dirla, qual è l'atteggiamento che posso avere io nei confronti di questo personaggio, io come autore, come ideatore di questa figura. Un atteggiamento di umana comprensione, ecco. Non direi assolutamente di giustificazione, perché lui compie delle cose che sono forse, rispecchiano la mia parte, appunto, non dico oscura, dico proprio più nera non si può. E quindi quello che non voglio essere, non sono, e che però insomma in qualche maniera già solo per il fatto di aver pensato, probabilmente c'ho questa parte che esiste, che ho provato a tirare fuori forse per esorcizzarla. E quindi un ascolto anche di questa umanità deviata e deviante, e che probabilmente potrebbe illuminarci anche appunto su alcuni luoghi comuni, alcuni stereotipi che caratterizzano, no, la nostra società. Sicuramente quindi non giustificazione, ma forse un atteggiamento un po' di comprensione. E quindi guarda, io ti solleciterei anche su questo, e mi rivolgo anche a chi ci ascolta. Claudio è prima di tutto, posso dirlo, uno studioso di lingue romanze,
è sicuramente una persona, come dire, molto, molto urbana, molto posata, molto, dalle buone maniere, intesa appunto nell'accezione più positiva che posso avere di questo termine. E quindi la cosa che mi viene da chiedere è un po' anche come tu ti sei inserito in questo mondo appunto così claustrofobico e anche deprimente di questa provincia che racconti tu, no? Perché è perché l'hai vissuta sulla tua pelle e in qualche modo scrivendo i sopravvissuti spareremo ancora, hai provato a raccontarla, oppure è più una creazione che ti sei fatto dentro la testa tirando fuori, come dire, una parte di te che forse non ti piace, che forse rifiuti. Cioè, qual è il tuo rapporto con questi personaggi? Ti sto chiedendo praticamente. No, ti ringrazio molto, è una domanda complessa a cui non è facilissimo rispondere. Provo a risponderti partendo da un altro libro non nostro che mi è capitato di leggere quest'estate, che è il primo della trilogia dell'ascolto di Rachel Cusk, perché un'amica mi aveva detto: ma sai, ho letto il tuo libro, mi ha ricordato la Cusk, e per chi non avesse mai letto niente, i romanzi di Rachel Cusk sono basati appunto sull'ascolto, cioè un personaggio che annulla se stesso e lascia la parola ad altri che inseriscono dunque nel racconto le proprie micro storie che si intrecciano tra di loro. E ho sentito una parte, io non l'avevo mai letta prima, non l'ho letta prima di scrivere, però ho sentito anche in quel caso una affinità, perché il personaggio che dice io nel mio romanzo, che si chiama Marcello, che occupa la parte maggioritaria della narrazione, poi c'è anche una cornice in cui interviene suo fratello a distanza di diversi anni per darci il suo punto di vista sulle vicende, ma questo Marcello è soprattutto un ascoltatore. Ci parla anche di sé, ma tutto sommato non ci dice moltissimo, e ci parla soprattutto di ciò che vede intorno e anche di ciò che ascolta. C'è una scena durante una notte in cui gli capita di ascoltare una conversazione tra la nonna e il vicino di casa, che è un anziano, sono due ottantenni, che hanno una relazione adulterina. Quindi ci vengono riportate le parole di questi due personaggi. Per avvicinarmi anzi ad una risposta, ti direi che sono vere entrambe le cose, cioè sono confluite nel racconto sia esperienze o ascolti e osservazioni di un certo mondo nel quale mi sono trovato immerso quando ero più giovane, quando ero adolescente, e poi chiaramente c'è anche il mio lato oscuro, quella parte nera di cui tu parlavi a proposito di te stesso. Quindi ci sono dei personaggi a cui mi sono ispirato, ma che nella realtà non sono poi così tremendi, e invece il carico da 90 ce lo mette il mio lato oscuro, cioè quelle parti orrende e spiacevoli di me stesso con le quali uno cerca di fare i conti quando si mette a scrivere. E io sono cresciuto in una provincia che non viene mai menzionata, cioè do delle coordinate molto generiche nel romanzo. E lascio capire che siamo nel nord-ovest d'Italia, tra Toscana e Liguria, però non dico mai il luogo. Io sono nato a Carrara, questo luogo è abbastanza simile al luogo del romanzo, è abbastanza simile alla provincia di Carrara. Ci sono questi uomini duri, che un po' sono pescatori, un po' sono marinai, ma sono anche cavatori, perché vicino ci sono le cave di marmo, e quindi c'è questa durezza che si svolge su vari piani. E parlo di loro, parlo della loro grettezza, ma in alcuni casi anche del loro fascino. E io ho sempre sentito un fascino nei confronti di queste persone, questi uomini duri, uomini veri. Chiaramente, quando decidi di fare, come dicevi tu, lo studioso, segui un po' un'altra strada, no? Sono delle persone che vengono da quel mondo e che neanche capiscono perché uno debba essere pagato per studiare dei testi del Medioevo. Io capisco che loro non lo capiscano, e quindi insomma c'è un'interazione molto interessante e molto complessa. E ho cercato di descrivere questi personaggi con delle pennellate, descrivendo soprattutto degli episodi banali, come dicevi, della vita quotidiana, delle piccole miserie, delle faccende micragnose di rapporti, litigi tra vicini.
E a questo proposito, e per ripassarti la parola, un'altra delle affinità che io ho sentito è sullo sguardo che entrambi, mi sembra, abbiamo rispetto alle cose, rispetto ai personaggi. Se me lo consenti, io vorrei leggere qualche riga di un tuo capitolo. Vediamo se riesco, perché ora, come dicevi, siamo... Ah no, non posso fare lo screen sharing, ma leggo ad alta voce. Allora, all'improvviso, la punta della canna si muove per gli inconfondibili strattoni dell'orata. Un pescatore esperto come te non ha dubbi. Con i tuoi occhi strabici e freddi come quelli di un rettile, con i tuoi occhi che non sono altro che biglie di vetro spente dagli anni e dal glaucoma, osservi il cimino sussultare ancora per qualche attimo, poi ti alzi di scatto con la misteriosa agilità dei vecchi, butti la Merit che reggi tra il pollice e l'indice, afferri la canna e inizi a recuperare la lenza con decisione. L'impugnatura vibra al disperato tentativo dell'orata di sfuggire alla sua fine. Poche righe, nelle quali però ci sono degli elementi che mi colpiscono moltissimo, dei piccoli dettagli. Il glaucoma. Cioè tu descrivi questo sguaccio che è menomato dal glaucoma. La Merit. Potevi dire che aveva una sigaretta o che aveva che stava fumando. Cioè, questo dettaglio è una cosa, perché la Merit è anche un po' una sigaretta, io non sono un fumatore, però è un po' una sigaretta, per me è un po' una sigaretta anni 80, cioè non, quando vedo persone che fumano non vedo mai nessuno fumare la Merit, sono sigarette un po' più fighette, invece la Merit è un po' anni 80, è un po' di, diciamo, la classe operaia. E questi piccoli dettagli mi fanno impazzire, cioè io vado in un brodo di giuggiole quando leggo queste cose. Quindi volevo chiederti come lavori su questi dettagli, da dove vengono questi due, per esempio, se te lo ricordi. No, guarda, mi ricollego molto a quello che hai detto tu, cioè si tratta di osservare e quindi io quando faccio le mie tristissime passeggiate solitarie, soprattutto, guarda, mi piace anche l'inverno verso le 6 del pomeriggio con la nebbia, eccetera. E quando io faccio queste cose qui, come dire, apro gli occhi e guardo, vedo quello che mi circonda. E quindi sono dettagli che noto, no? Adesso questa marca di sigarette l'avrò sicuramente vista fumare fuori da qualche piccolo baretto o osteria, e quelle, per intenderci, ce n'è una qui vicino che ha i tavoli di plastica della San Montana, anche quelli molto anni 80, che sicuramente sono degli anni 80, con questi posacenere, quindi ancora degli amari, cose proprio, diciamo, che forse ancora prima degli anni 80. Guarda, vicino a casa mia c'è anche un locale che ti permette addirittura di viaggiare nel tempo, se tu mai verrai qui a trovarmi. Cioè tu entri ed entri addirittura negli anni 60, neanche negli anni 80. Parlo di ombrelloni fuori con le frangette, parlo di jukebox, di sedie con di pelle, eccetera. Eppure il personale è proprio quello, cioè sono molto, molto anziani, eccetera. E quindi si tratta un pochettino di osservare quello che ci circonda, come tra l'altro hai fatto tu benissimo. E si sa che poi il dettaglio è quello che fa la differenza. Sono anche posti che però frequento, nel senso che io qualche volta vado a prendere un bicchiere di vino da queste parti, quindi tutto sommato la compagnia di queste persone non è che mi disturba, cioè mi disturbano altre compagnie, perché prima tu hai detto, no, che i cavatori di marmo e i marinai non capiscono come mai bisognerebbe pagare qualcuno per studiare testi medievali, ecco, magari non capissero solo di queste categorie, ecco, che evidentemente non hanno gli strumenti. Ci sono ben altre categorie che invece non capiscono il valore di alcune cose, quindi spesso mi trovo più a mio agio con queste altre persone, ecco. E,
Io però volevo ritornare su una... Io mi ero segnato, guarda, due parti del tuo libro che mi sono piaciute moltissimo perché ricalcavano dei discorsi, no? Un po' il bavardage di questa provincia ed ero stato molto colpito da anche una vicinanza rispetto ai discorsi che fanno i personaggi all'osteria, i personaggi del mio libro all'osteria. Appena li troverò, se li troverò in questa diretta, ti interromperò. Però volevo chiederti un'altra cosa. Tu prima hai detto di questo rapporto doppio, no? con il tuo personaggio, con tutte le sue bassezze che insomma si possono ravvisare. Ti chiedo se per te la scrittura ha un valore, come dire, più conoscitivo o più terapeutico. Cioè se tu, dopo aver tirato fuori questa parte di te oscura, ti senti meglio, ti senti peggio, ti senti purificato, come ti senti? Cioè voglio dire, perché lo fai? No, voglio dire, anche perché sei uno studioso. Poi guarda, ti faccio anche una seconda parte della domanda. Come è cambiata anche la tua prospettiva a livello appunto di scrittura dopo aver pubblicato il primo libro? Quindi ragioniamo un po' su questo, che è un altro argomento. Ma guarda, allora, io pensavo, mi illudevo che la scrittura avesse una funzione terapeutica, no? È una parola che io odio, che è sfogo. Sempre di più quando apro Facebook così ci sono dei post che iniziano con sfogo, lasciatemi sfogare, poi c'è qualcuno che ti vomita addosso tutte le cose. Come fanno i tuoi personaggi, che spesso vomitano un altro, no? Esattamente. Io gli sfoghi non li sopporto e penso che non abbiano neanche una grande funzione terapeutica. A un certo punto mi sono illuso che potesse esserci una funzione terapeutica nello scrivere, ma fortunatamente non è così, cioè rispondendo alla tua domanda, dopo aver finito mi sento un po' peggio di prima. E tutto sommato però sono contento, perché forse chi scrive un romanzo in cui mette delle parti di sé e si sente bene, poi dopo non scrive più. Cioè viene meno la motivazione a continuare in questo processo conoscitivo. Invece sto un po' peggio e quindi ci saranno degli altri pezzetti di me, dei frammenti che, se ce la farò, metterò da qualche altra parte e continuerò a scrivere ogni volta a sentirmi peggio finché non ho un tracollo definitivo, no? Oppure a mettere a fuoco delle parti diverse, quindi stare meglio su un fronte e peggio su un altro. In questo romanzo ho esplorato dei rapporti familiari, ad esempio sono lasciati un po' in secondo piano i rapporti amorosi, cioè il protagonista Marcello ha sì un rapporto con una ragazzina che lo maltratta, ma è un po' la normalità di quell'età e di questo ragazzino adolescente un po' sfigato, se vogliamo. E però c'è l'amore adultero. C'è l'amore adultero che però, sì, che poi più che amore è una specie di coazione, per cui ci sono queste persone che si congiungono perché è la natura che lo chiede, però è un amore che possa essere un modello, non dico romantico, ma di qualcosa di ideale non esiste in questo libro. Tra l'altro anche l'amore che descrivi tu, cioè, anzi non so neanche se si possa parlare propriamente di amore, no? Il tuo pescatore appunto prende a calci la moglie e la ricorda anche da morta, portata via da un cancro con parole che ci lasciano spiazzati. E così insomma, ecco, diciamo che dalla scrittura del primo libro ne esco un po' ammaccato, però motivato a scrivere altro. E invece tu, insomma, tu sei già al tuo secondo romanzo. E come sono ancora più ammaccato di te. Ammaccato, ma come si va avanti? No, si va avanti. Guarda, tu non sai che piacere provo ad ascoltare queste parole, perché mi sembrano delle volte un po' una boccata d'aria fresca rispetto a quello che sento in giro, no? Nel senso, siamo circondati da questi romanzi potentissimi, no? Un romanzo potente che racconta queste cose, queste emozioni sempre molto autobiografiche, sempre molto legate al proprio vissuto personale, no? E sentire comunque
che c'è qualcuno, ancora qualcuno, ma insomma c'è più di qualcuno fortunatamente, che ha ancora un po' di fiducia in questo strumento del romanzo, anche come possibilità di creare dei mondi che non sono esattamente il nostro, che sono tangenti a quello che viviamo, è una cosa che mi consola perché poi, ti ripeto, annusando un po' qua e là, il mainstream mi sembra un po' diverso. Ecco, io esco doppiamente ammaccato perché insomma ogni cosa che si scrive in effetti ci fa stare un po' peggio, e per questo dico sempre che c'è una grande componente di masochismo in tutto questo, cioè nulla compensa la fatica e diciamo un investimento emotivo e intellettuale che ci vuole a scrivere un libro, insomma, che è necessario scrivere un libro, cioè sicuramente non lo compensano i soldi delle vendite, sicuramente non lo compensano tanti apprezzamenti, cioè è qualcosa che va oltre e che probabilmente risponde a un bisogno più grande che abbiamo. E mentre parlavi mi è venuta in mano una frase che ho sottolineato, perché io ho sottolineato alcune frasi che non è il passo che avevo in mente prima, però purtroppo è incredibile come ci sia sta connessione rispetto anche al mondo che racconto io in sommersione, no? Infatti me la sono segnata. Dico per chiarezza che il mio libro è uscito un po' dopo quello di Claudio, ma era già, come dire, era già fermo nelle bozze, cioè non è che... No, tu scrivi, e questa cosa mi fa pensare anche a Barreto vicino a casa mia, è commovente come il tordo coltivi la convinzione che il suo mondo sia sopravvissuto intatto. E qua c'è anche questi sopravvissuti, no? A cui comunque dobbiamo continuare a sparare perché non sono ancora morti. Parla di questo ristorante a Monte Carlo dove si è fermato una sera di almeno 60 anni fa, la bolognese, in italiano, con il tono di chi la sa lunga, dice che se passiamo di là dobbiamo fermarci, fanno delle lasagne che non si mangiano nemmeno in Italia, le cameriere per una trovata bislacca sono vestite da ballerine con il tutù rosa e le scarpette. Cioè, a me queste cose qua sono quelle che mi piacciono poi nei libri, cioè, perché mi ricordano i personaggi realmente esistenti. Cioè, io ho conosciuto persone di 70-80 anni che, non so, qui dico magari, sai, sono stato a Firenze oppure sono stato a Roma. Ah sì, ma pure io sono stato, no? Era il 74. E dico, sì, beh, 74, non ci sei più stato? Non ci sono più stato. E sì, era... Sai, Piazza di Spagna, se tu giri a destra, c'è un bar che fanno dei cornetti buonissimi. Sì, ma dico, nel 74. Cioè, esistono queste persone. Quindi, no, prima parlavi della mia Mary, no? E questo è un po' equivalente, questo toccare alcuni personaggi che vengono così caratterizzati in maniera molto elegante. Tra l'altro, ho letto pochissime righe, però anche un'annotazione di scrittura. E lo stile è assolutamente molto a differenza di quello che ho fatto io, che insomma ci sono andato molto pesante, e Claudio invece è stato molto educato, molto discreto, si è avvicinato a questa storia raccontandola però con un linguaggio veramente così delicato. E vi faccio un esempio di cosa intendo, no? Dice: il sesso a quel tempo si faceva senza protezioni, no? Quindi c'è questa si è anche forse un po' frenato in questo, dopo te lo chiedo, però scritto benissimo, cioè con una lingua, con una prosa che è una prosa di uno che sa usare bene la nostra lingua. E anche questa cosa qua non è secondaria, cioè rispetto a tante cose che vengono pubblicate oggi, già solo trovare una pagina scritta bene, non in maniera affettata, non in maniera retorica, ma una pagina pulita e scritta bene, secondo me è già una cosa che già mi fa dare la sufficienza, a prescindere dal contenuto. Poi se c'è anche il contenuto, il voto ovviamente sale.
No, però ti chiedo, guarda, mi è venuto questo spunto. Come ti sei posto rispetto alla questione linguistica? Perché tu potevi essere un pochino più cattivo, no? Potevi essere un po' più mimetico anche rispetto a quello che si dice. Non so, come ti sei comportato, come l'hai vissuta questa cosa? Ma allora, guarda, io sono partito da un altro problema, cioè se far parlare o no nei discorsi diretti i personaggi in dialetto, quanto concedere al dialetto. Questo è un problema che ho affrontato per primo. E molto presto mi sono detto di no, che non li avrei fatti parlare in dialetto, un po' perché volevo mantenere questa provincia in una dimensione un po' aerea e non mettere il puntino sulla mappa. E poi perché volevo lavorare in modo diverso, cioè far risaltare ulteriormente la grettezza dei personaggi, il loro modo di vedere il mondo, usando uno stile, diciamo così, medio, usando una prosa lineare, a tratti più elegante, a tratti anche più invece terra-terra, ma oggettiva. E quindi ho un po' lavorato in questo senso. E non lo so, ecco, se tu l'hai vissuta nello stesso modo, ma sulla tua lingua io ho tutto sommato una sensazione simile. Cioè, come dicevo prima, la tua prosa è una prosa molto elegante e lascia emergere con ancora più forza la grettezza di questo pescatore, di questo tu al quale il narratore si rivolge. Senti, visto che il tempo corre, finora non abbiamo detto una cosa, perché tu sei molto modesto, ma tu sei stato finalista al Campiello con questo tuo romanzo Sommersione. E quindi io appunto sono al mio primo romanzo, quindi entro per la prima volta nel mondo dell'editoria e non so niente di tutte queste cose. Volevo sapere un po' da te com'è stata questa esperienza, com'è stato incontrare gli altri finalisti, stare sotto i riflettori. Innanzitutto è stato un anno un po' particolare, perché insomma tutto il tour che il premio organizza è un tour che appunto io non ho vissuto sostanzialmente. Di solito fanno questo viaggio in Italia, per così dire, che molti dicono essere molto stimolante, molto, molto bello, e invece appunto no, non l'ho fatto. Quindi questa edizione è stata sottotono da quel punto di vista. E per il resto, insomma, penso che sia una delle cose più belle che mi siano capitate, ecco, quindi, ma soprattutto per il libro, perché ecco, il tuo libro è uscito a gennaio, mi pare, giusto? A gennaio di quest'anno, e tu hai potuto fare un po' di presentazioni, un po' di incontri in presenza, insomma, fino a un certo punto. Poi... Fate tre. Ecco, tre, ne fate tre. Io, come dire, sono uscito il giorno del lockdown, e quindi probabilmente il premio, io quando l'ho saputo sono stato felicissimo per il libro, cioè, perché veramente avrebbe avuto una vita molto difficile, cioè, avrebbe incontrato pochissimi lettori se non ci fosse stato il premio, perché oggettivamente quando è uscito, purtroppo non si è riusciti a bloccarlo, non è riuscito a rimandarlo, quando è uscito è stato in un periodo pessimo, per tutti, quindi sono stato contento per questo. E poi ti dirò, guarda, per quanto riguarda così, i rapporti umani, è stato bello perché ho conosciuto delle persone veramente, veramente in gamba, e con cui ci siamo subito trovati molto d'accordo, e parlo soprattutto di Remo Rapino e di Adezeno, forse anche per Adezeno per una questione forse anche appunto anagrafica. Remo Rapino invece è una persona anche lui di un'umiltà e di una sensibilità straordinaria, quindi è stato molto bello. E poi insomma c'erano i due big dall'altra parte, per me insomma io stimo molto Guccini, però insomma per me la vera big era la Cavalli, ecco, cioè io devo essere sincero, cioè Guccini lo apprezzo moltissimo, però in quel contesto lì io ero emozionatissimo dalla presenza di Patrizia Cavalli, che è una persona
che quando parla già apre delle prospettive, ha degli aneddoti che sono straordinari. Quindi io ti posso dire che, insomma, ti auguro vivamente di poter provare un'esperienza del genere, perché insomma, soprattutto a livello di rapporti umani, sai, perché poi alla fine va bene, c'è un po' di riflettore, no? Ci sono un po' di riflettori che si puntano, però poi quando finisce, finisce. Però i rapporti umani invece resistono, si possono consolidare ed è bello, ed è molto, molto bello per noi. Cioè. Io però, guarda, ne approfitto per chiederti, visto che sono passati ormai quasi un anno, parecchi mesi dalla pubblicazione del tuo libro, chiedo anche a te un bilancio. So che è difficile perché in mezzo c'è stato di tutto, quindi anche tu avrai girato molto poco rispetto a quello che avresti potuto, anche come inviti, eccetera. Però un bilancio sulla tua uscita, sulle soddisfazioni che hai avuto e su quelle che magari pensavi di avere e non hai avuto. Insomma, un po' privata, però dai. Come dicevi tu, intanto ho avuto la parziale fortuna di avere un mese libero prima del lockdown, per cui sono riuscito a incontrare alcune persone. E le ho incontrate a Firenze, in Toscana tutte. Ho fatto una presentazione qui a Firenze, dove abito, una a Siena, dove lavoro, e una a Marina di Carrara, da dove provengo. Quindi ero circondato dagli amici, dai conoscenti, amici di amici. È stato molto bello, quindi ti direi che nel bilancio una cosa che avevo sottovalutato è l'incontro con le persone. Oh, scusami, apro una parentesi, ma quanto è difficile fare una presentazione con i tuoi amici che ti ascoltano? Chiusa la parentesi. Guarda, nel mio caso è stato abbastanza difficile, perché un paio di queste persone si potevano riconoscere sotto il velame della letteratura in alcuni personaggi. Cioè, c'è un personaggio che è il fratello di Marcello, che chiaramente deve molto a mio fratello, e averlo lì in seconda fila non era semplice. Anzi, mi dice che poi alcuni suoi colleghi lo chiamano Salice, perché il fratello del protagonista si chiama Salice, cioè, quindi lo prendono un po' in giro. E quindi, insomma, dicevo, nel bilancio la cosa che ho sottovalutato è questa, perché la scrittura, non lo si ricorda mai abbastanza, ma è un'attività molto solitaria. Per scrivere bisogna ritagliarsi degli spazi di solitudine, sono molte ore. Per scrivere un libro, anche breve, come può essere il mio o il tuo, e sappiamo quanto impegno e quante ore di solitudine ci vogliono. Quando poi incontri persone che ti dicono di aver fatto un viaggio insieme a te per qualche giorno, per qualche settimana in quel libro, avete condiviso in modalità asincrona le stesse, o una parte delle stesse ore di solitudine, perché anche la lettura è un'attività solitaria. Quindi questo, sì, ho incontrato meno persone di quanto mi sarebbe piaciuto, sono saltate tutte le fiere, come sappiamo, i librai li ho incontrati, ma sempre in modalità a distanza, quindi sento che per ora mi sento in credito, cioè che devo recuperare tante cose, ci proverò se riuscirò, insomma, a continuare questa attività, ecco, vediamo come andrà. No, ma sì, io sono sicuro di sì, perché secondo me poi si vede chi ha qualcosa da dire e chi invece no. Il punto è avere qualcosa da dire, ecco, mi sembra che tu abbia qualcosa da dire, quindi devi dirlo, ecco, non è che puoi scegliere. Quello è l'ingrediente, poi c'è anche l'ingrediente del tempo e della solitudine, che sono altri. No, ma quello è un disastro, è purtroppo, cioè dico purtroppo, per fortuna, a una certa età siamo nel mezzo di, cioè, abbiamo un'età per cui abbiamo molte cose in piedi, no? Carriera, da una parte del lavoro, da una parte della famiglia, da una parte di altri impegni. E quindi non siamo pensionati, non siamo ragazzini, siamo pieni di impegni, di cose da fare. E, insomma, prima di vivere di letteratura ci vorrà qualche secolo, e quindi bisogna che ci ritagliamo un po', banalmente un po' di tempo per farcela.
E tu vorresti vivere di letteratura? Cioè, se il tuo libro avesse venduto 1 milione di copie e ora potessi ritirarti in laguna a scrivere, è una vita che faresti? Dipende cosa intendi per vivere di letteratura. Se mi venisse garantito un reddito senza lavorare, io comunque lo accetterei. E poi non è detto che userei questo tempo per scrivere, ecco, potrei anche dedicarmi ad altre cose. Poi dipende anche dal reddito, ecco, che eventualmente di cui stiamo parlando. Quindi non è che è proprio, anche se il mio lavoro, ben inteso, mi piace molto, però magari lo farei a tempo perso, quando voglia, non tutti i giorni. No, quindi per dire, no, vivere di... Perché oggi vivere di libri vuol dire soprattutto anche, come dire, avere una serie di attività che ruotano in questo mondo, no? Quindi scrivere per giornali, riviste, e fare un po' di essere anche un po' dei performer della propria scrittura, cose che io banalmente non so fare, e quindi non mi ci metto nemmeno. Ecco, quindi ognuno deve anche riconoscere i suoi limiti, io non ho questa cosa. Non so, tu hai l'intenzione di diventare performer? No, direi che ti piacerebbe. Anche il mio carattere non va in quella direzione. No, è vero quello che dici, insomma, che oggi, insomma, credo che siano pochissimi in Italia almeno che riescano a vivere della loro scrittura, forse nel mondo anglosassone, dove hanno delle tirature immense, ma anche un pubblico immenso, si riesce a fare di più. In Italia uno deve fare, come dici, giornalista, lavorare per la radio, fare lo sceneggiatore. Insomma, è una vitaccia, quindi io devo dire che non invidio neanche le persone che vivono soltanto della loro attività letteraria e dell'indotto, perché è molto duro. Invece sono grato al fatto di avere un lavoro e di poter compensare alcune mancanze del mio lavoro con la scrittura. Ciao, abbiamo visto un'apparizione. Oh, c'è Federico, finalmente, ti aspettavamo con ansia. Tolgo la mascherina solo perché con Elisa praticamente siamo congiunti. La distanza lì non si può tenere. È stato un piacere ascoltarvi, ero dall'altra parte, ero in libreria che vi ascoltavo. E è bello ritrovarsi anche così. E sì. Probabilmente questi mesi dovremo un po' abituarci di nuovo a questa formula qua che... Io odio abbastanza, se devo essere sincero. Me l'avevo detto. E quindi nelle giornate in cui mi sveglio male, tendo a nascondermi dallo schermo, piuttosto rimango di là in mezzo ai libri. E però è stato bello ascoltarvi proprio per quello che dicevamo all'inizio, nell'introduzione, che le questioni meno edificanti sono quelle che probabilmente portano dentro di loro la parte più generativa, quella che ci permette anche di capire meglio cosa ci circonda. E ascoltarvi dopo avervi letto è molto bello e continueremo a farlo e spero che poi appunto la letteratura possa tornare ad essere anche lo strumento di incontro e di viaggio delle persone. E noi siamo sempre qua, la libreria rimane aperta anche per questo, per essere un punto di riferimento e di arrivo per lettori, scrittori, altri librai che hanno voglia di venire a trovarci o che noi andremo a trovare. E io vi ho portato solamente, io vi avevo fatto la domanda su un altro libro, perché un libro chiama libro, no? C'è un Nicola La Gioia, arrivato in questi giorni in libreria con un altro libro che scava nel male fino a farci male, in questo caso in un fatto di cronaca durissimo della Roma contemporanea. E la domanda che vi pongo, forse l'avevo già posta a Sandro, è proprio questa: come facciamo a confrontarci con il male senza, come dire, senza negarlo da un lato, ma dall'altra parte senza rimanerne affascinati, perché il male in qualche maniera affascina. Claudio, questa è tua, eh? No. Guarda, domande difficilissime, cioè qui siamo veramente a livelli marzulliani. Come posso risponderti? Probabilmente trovando la giusta distanza, perché il male sicuramente non lo si affronta facendo finta che non esista, quindi mettendoci in una torre e dicendo no, io mi costruisco una bolla di belle parole, di buone persone.
guardandolo, andando per strada, leggendo, informandosi su quello che succede, che nel 99% dei casi fa abbastanza schifo. E poi cercandolo dentro di noi, perché l'altra cosa da riconoscere è che finita l'età dell'innocenza e dell'ingenuità, quando si diventa finalmente adulti, si deve fare i conti con il fatto che dentro di noi c'è tanto fango. E prima ce lo diciamo, meglio è, e prima riusciamo a capire fino a che livello siamo anche noi il male e contribuiamo ad accrescere il male del mondo, e meglio ci conviviamo. Poi questo male credo che non si elimini mai, tutta la vita ce lo portiamo dentro, facciamo del male alle altre persone, a volte pensando di fare del bene, a volte lo facciamo anche consapevolmente. Penso alle relazioni d'amore che diventano di odio e poi tornano di amore. E in questo modo, insomma, vivendo, semplicemente il male è ineliminabile e non dobbiamo avere l'illusione che si possa eliminare. Io la vedo così. Tu, Sandro, sei più ottimista? No, comunque guarda, hai spiegato così bene, insomma, hai detto delle cose così che io condivido così tanto che veramente faccio fatica ad aggiungere qualcosa, se non che ecco, io nel processo di analisi e di conoscenza del male partirei proprio da noi stessi, no? dalla nostra interiorità. Capire che delle volte basta una battuta, un giudizio superficiale, no? Una buttade per far ridere, per già seminare dei piccoli, no, frammenti di male che poi talvolta fioriscono in determinate condizioni sociali, storiche, come quella che stiamo vivendo, eccetera. E quindi porsi il problema anche di quello che possiamo fare noi per evitare poi che il male si trasformi in un male sistemico, in un male troppo grande da poterlo gestire, da poterlo sopportare. Quindi esplorare la nostra parte maligna che abbiamo per cercare di migliorare un po' tutto quello che ci circonda. E quindi per il resto, guarda, condivido ogni parola che hai detto. Quindi. Che dire? Abbiamo dato un po' di speranza, Federico. Ma no, quello mai Sandro, sai che ogni volta che ci vediamo noi parliamo o di grande precarietà con il primo libro e di precarietà portata all'estremo, o di comunità e di personaggi orrendi, il terzo romanzo sarà probabilmente... No, però io, Federico, immagina se io e Claudio ti avessimo detto, non so, in realtà il mondo è pieno di bene, le persone si vogliono un sacco di bene. E... Ma non ve l'ha chiesto per avere questa risposta, Sandro. No, ma nel senso, tu, insomma, ci avresti risposto, ma insomma, guardiamoci un po' intorno, no? E con questo non è che vogliamo dire che il bene non esiste, per fortuna ce n'è e ce n'è anche tanto. Però l'indagine del male è un'indagine a cui non possiamo sottrarci, sempre che sia onesta, non sia consolatoria, non sia qualcosa che ci rassicura e ci fa sentire migliori anche quando non dovremmo. Ecco, perché poi quando uno legge tante, non so, del male, no? Allora uno legge di questi racconti così intrisi di sentimentalismo, parlano di dolore in un'ottica assolutamente consolatoria, per cui il lettore si sente migliore perché dice: io mi sono commosso con questa storia, quindi sono una persona sensibile, non sono un animale come quelli. Questa cosa qua, questo effetto, è un effetto secondo me deleterio, uno deve sentirsi un po' male quando legge. E quindi cominciare a ragionare sul fatto, sì, questa parte, questa bestia che ho, di cui ho appena letto, una parte di questa bestia sono anch'io. Mi fa venire in mente quello che dici, Sandro, che forse c'è proprio una divisione antropologica tra due grandi categorie di persone, anche di lettori. Ci sono persone che all'arte in generale, la letteratura, può essere anche il cinema, l'arte figurativa, chiedono una certa cosa che è essere consolati. Cioè la vita è molto brutta, esco da una giornata lavorativa allucinante, voglio
fuggire in una bella narrazione che mi porti lontano da qui. Invece ci sono delle persone che chiedono altro, cioè non di essere consolati, ma di ricevere ulteriori sollecitazioni a preoccuparsi, ma in modo diverso, a preoccuparsi nei panni di qualcun altro e quindi a triangolare sulla propria preoccupazione, cioè mi metto nei panni di questa persona che vive queste cose terribili e riesco a ridimensionare anche un po' il mio modo di stare male. Mm-hmm. E sono un po' due grandi categorie, no? È vero, sì, sì. Poi è legittimo anche che uno dopo una giornata di lavoro voglia vedersi un film leggero oppure leggersi un bel giallo, no, ecco. Però, ecco, che poi questo abbia... Ecco, io non sono uno di quelli che dice che va bene leggere a tutti i costi, no? Io dico che poi qua adesso gli ebrai mi tagliano, no, nel senso che secondo me la lettura può essere, dovrebbe portare verso, come dire, certe interrogazioni, diciamo, del presente, non deve essere qualcosa di medicamentoso, ecco. E quindi se porta quella cosa lì mi va bene, mi piace, da supporto, invece per il resto è molto simile a quello che si può trovare in un telefilm, una serie TV. Sandro e Claudio, noi abbiamo una shopper di tela della libreria che ci siamo fatti fare da un'illustratrice molto brava e rappresenta il dispiacere della lettura, cioè due punti è il dispiacere della lettura. Perché quando abbiamo presentato Un marito con Michele Vaccari, lui ci spiegò che secondo lui la lettura non deve essere appunto consolatoria, ma deve fare male, deve dispiacere. Lui ha detto vaffanculo al piacere della lettura, proprio così, testuali parole, perché se una cosa ti piace e basta, non ti muovi di un secondo, di un millimetro dalla tua zona di comfort. E quindi noi, io e Fede, che eravamo ovviamente entusiasti di questa definizione, mi cerco anche di passare alle nostre clienti, anche di una certa età, quando gli spiego tutta contenta la nostra shopper, siamo ovviamente su questa linea. Una volta una signora di una certa età mi ha detto che siccome sono giovane mi piace farmi male, ma lei alla sua età vuole leggere solo storie belle. Io trovo che sia comunque un parere in qualche modo condivisibile. Però sì, noi sì. Votiamo per il dispiacere. E salutiamo tutte le lettrici di una certa età. Che... Però adorate lettrici. Comunque c'è una bellissima shopper che vi aspetta in libreria. Sì. Non era un promo. Però, No, però è vero, è bella. Io faccio invece un promo per settimana prossima, visto che poi su Ezo, come dicevamo all'inizio, ha tre appuntamenti, tre giovedì. Tre concerti e tre presentazioni. Settimana prossima, giovedì alle 18, presenteremo il concerto di Felix Lalou, che ci spiegherà il suo concetto di Suezo, e noi lo aspettiamo fortemente. Lui è un cantautore dialettale anche, quindi utilizzerà il dialetto per spiegarci Suezo. Invece ospiteremo, sempre in forma virtuale, Tommaso Melilli. E siamo molto felici di ospitarlo perché questo libro a noi è piaciuto tantissimo. Anche in questo caso ne parlavamo poco fa, fare i conti con l'oste è un po' fare i conti con il male in qualche maniera. Rimaniamo nei luoghi che piacciono a Sandro e che piacciono anche a noi, e dentro anche qua c'è la ricerca, quindi anche lì la cucina, il cibo non è solamente qualcosa di piacevole, dentro c'è anche il retrobottega, un sacco di casini, un sacco di fragilità e un sacco di problemi, e però che questo sviluppa appunto grandi storie di vita, quindi saremo felici di ospitare lui che dialogherà con Enrico Spagna, che è un caro amico che ha un bellissimo ristorante, un'osteria emiliana a Trento, e Suezo prosegue in questa maniera. Beh, allora vi ringraziamo ancora tantissimo per essere stati qua con noi, questa chiacchierata che veramente mettere due scrittori che si parlano è una roba fighissima, noi non serviamo più a molto, ascoltiamo e basta, e quindi grazie davvero. E ricordo anche, mi sono dimenticata prima di ringraziare anche Stefania, che è una delle colonne portanti di Hub, che ho nominato prima, che ha pensato su Ezo tutta la rassegna con noi. Allora grazie davvero e ci rivediamo, a presto. Grazie a voi. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.